Cambio di guardia ieri al vertice dell'apparato tecnico-amministrativo del comune di Locri al segretario generale Domenico Libero Scuglia, che dopo 7 anni lascia il municipio Locrese per andare a fare il segretario generale a Vibo Valentia. Subentra, provenendo dal comune di Roccella Ionica, la segretaria comunale Caterina Giroldini. Ieri, nel presentare alla giunta e ai consiglieri comunali la nuova segretaria, il sindaco della città, Giovanni Calabrese, le ha brevemente dato una prima informazione sull'andamento amministrativo di Locri. Calabrese infatti ha informato la segretaria intorno alla critica situazione del personale che lamenta molti vuoti in settori strategici ed importanti e sulla situazione economico-finanziaria dell'ente. Il sindaco Calabrese, nell'illustrare brevemente le linee guida su quello che l'amministrazione intenderà realizzare, ha evidenziato che esse continueranno nel percorso realizzato in questi anni col segretario Scuglia. A quest'ultimo Calabrese ha rivolto un grazie di cuore, non avendo parole, per ringraziarlo per il periodo trascorso insieme. Scuglia, ha aggiunto Calabrese, non è stato un semplice segretario comunale, professionista preparato, colto, intelligente, è stato un attore protagonista del mio impegno alla guida della città, un segretario che è diventato un vero amico e un fidato consigliere. Ha lottato, gioito e sofferto con noi amministratori, si è dedicato a Locri, ha sottolineato ancora Calabrese, come se fosse la sua città, andando oltre agli impegnativi e difficili compiti d'ufficio. Il sindaco ha evidenziato pure che Mimmo Scuglia, sin da subito, ha compreso il senso della nostra missione amministrativa e con grande competenza e sensibilità si è prodigato unendosi alla nostra squadra per guidarci dal punto di vista amministrativo nel percorso di rinascita di Locri. A tal proposito, ha ricordato quando 2 anni fa, il giorno del suo 50° compleanno, nel cuore dell'estate, era a Roma al Ministero dell'Interno a risolvere i problemi del nostro comune, rinunciando a festeggiare un giorno importante con la moglie Francesca e i loro piccoli e i dolci bimbi. Anche questo è Mimmo Scuglia, sempre prima il dovere e poi il piacere. Anche per questo Calabrese, il sindaco della città di Locri, nel ringraziarlo a nome di tutta la città, gli ha rivolto il sincero augurio di una lunga e prestigiosa carriera.